Salve a tutti, benvenuti a una puntata di questa serie di su GT Sport chiamata Ignoranza Volante Pericolo Costante. Quando pensavo che a breve sarebbero finite tutte le varie gare e che quindi saremmo dovuti andare sulle gare di lunga durata, quelle insomma, comunque di lunga durata, adesso non mi ricordo che si chiamano. Ecco qua, che arriva nel contenuto aggiuntivo. Me l'hanno scaricato qualche giorno prima di questa registrazione e adesso scopriremo assieme di cosa si tratta. Allora, qua macchine nuove, Volkswagen, minimale, Abarth, Lancia, ma, nuove macchine. Due nuovi percorsi. Va bene. Group Free Cup. Ah, e qua ci sono. Nostalgia targata 79. Campionato dilettanti Coppa Gruppo 3. E campionato principale Festa Maggiolino e Sambabus. Io non so. Quindi, nuova gara GT League. Poi, insomma, è stato è giunto. Ah, è un altro. Che c'è? Cuba. Allora, un'altra raccolta speciale. Museo. Signori, andiamo a vedere. Tosse che mi viene. Ecco, le gare di durata, infatti. Ora, professionisti. Andiamo ai professionisti. Vediamo un po' che cosa ci danno. Intanto vedo nuove gare della Lamborghini Cup, che adesso sono diventate 5. Ma io questo è Nostalgic 1979. Voglio vedere NAC, sono auto costruite fino al 1979. E non ne ho manco un. Com'è sto discorso? Mi sembrava Diavelle. GTO. Auto da corsa costruite fino al. Sono le auto che ho nel garage e non ne ho nessuna. Bene, perché io di queste qua l'unica che conosco è questa. Costa 20 milioni di crediti. È un proprio 250 GTO 60. Allora. Questa può essere un problema. E direi. Proviamo a vedere un attimo Brand Central alla Ferrari. Quelle io di solito sono la Ferrari. Allora, Europa. Ci sono nuove cose. Abarth, nuova, la Lancia c'è adesso. Mi sa che c'era anche prima Ferrari. Ferrari non c'è nulla di nuovo. Bene. Ottimo. Allora, auto da corsa abbiamo detto. 20 milioni e 20 milioni di crediti. Va bene, le auto da corsa. Va bene, va bene, va bene. Io direi questa ci vorrà un po'. Prima di poterlo fare ci vorrà un po'. Zagato. Allora. Io direi questa poi me la vedrò per i fatti miei, eh? Me la vedrò, diciamo, off-screen per i fatti miei. Direi passare ad altre gare. Direi di passare alla campagna. Io voglio far vedere gare nuove. Voglio gare nuove. Quindi a questo punto direi andare qua dilettanti. Andiamo di uno. E facciamo questo Group Free Cup. Resta un c'è una puntata. Ah, auto da GR3. Auto da GR3. E minchia che ce le ho. Aspetta. Scusate un attimo che. Minchia se ce l'ho. Allora, Supra Racing Concept. Allora, se io questa mi sembra buona. Poi RCZ 5 cavalli 2. Questo no.
No, 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 no. Ah, mi ispira questo. Perché Racing Concept, come concept, vediamo se è conceptato bene. Vediamo un po'. E proviamo a stagare nuove. Certo, per raggiungere quel risultato raggiungere l'allenamento giornaliero dovrò farne più di una. Devo fare almeno due. Devo farle. Magari diventano tre, insomma, due o tre gare almeno. Due tre, o tre gare direi che sono abbastanza ovvie che ti faranno. Io direi intanto impostazioni all'auto. Sì. Sì, spariamo tutto, mette 102 qua, ok, e questo spariamo tutto in basso, oh, e peso il mini, poi gomme da corsa morbide e direi va bene così, direi va assolutamente bene così. E andiamo. Vediamo un po'. Vai. Uno. Via. E adesso come ci troviamo? Sarà pure Racing Concept, ma non ci arriva. Cioè, sembra non arrivarci. Partiamo decimi su 20, quindi partiamo. La posizione non è brutta, cioè si parte, sono gare dove si parte. Come? Ma che cazzo vuoi dire? Cioè, ci sono le penalità qui adesso? Ci sono bandiere gialle, sorpassi proibiti e queste cose così? Che siamo a questo? Spero di no. Comunque, settimo. Settimo. Serena. Scusi, permesso. Io passo, io. Ok, sesto. Sono sesto. Un giro su sei. Siamo sempre più un giro su sei. Ieri che non sembrano neanche tanto corti, a dire il vero. Frena, olè, accelera, va bene, poi frena, e di qua, ok. Chiedo scusa, un po' di problemi alla gola. E non ricordo di aver mai fatto questo circuito, devo essere sincero, non ricordo di averlo mai fatto. Poi questo è il fatto, non lo ricordo io, ma non ricordo averlo mai fatto. Dovrebbe essere. Non sembra un circuito così catastrofico, nel senso qua le curve sembrano essere abbastanza leggibili, soprattutto con abbastanza anticipo. Intanto sono quinto. E adesso qua, ok. Andiamo a prendere quelli, almeno si spera, si prova, frena. Frena e accelera. Oh, iole, a posto, dai. Acceleriamo, frena e poi vai, iole. Poi frena. In questo giro ho fatto un secondo, in questo intertempo almeno ho fatto un secondo meglio rispetto al giro precedente. Meglio così, io freno tantissimo, freno e poi freno tantissimo, tanta voglia di frenare. Sono terzo alla conclusione del secondo giro. Mio record subito. Io record e anche la Malafiura è record. Buono, direi che anche oggi si vince domani.
Direi che anche oggi si vince domani. Vabbè, ci abbiamo provato. Purtroppo ho fatto la minchiata. Perché ho fatto la minchiata. E ciao. Vabbè. Niente. Invece di guadagnare perdo le posizioni. Vabbè. No, mi si è persa la macchina. Oh, ho perso io. No, io devo. Devo riconcentrarmi. Riconcentrarmi per cercare un attimo. Perlomeno di riguadagnare qualche posizione. Per sperare almeno di potermi giocare il podio. Almeno il podio. Ci proviamo. Sul podio almeno ci proviamo. Ma sono andato proprio di merda, proprio sono andato malissimo. 16 secondi, ho fatto due uscite di pista che mi sono costate l'infinito. Prendi tempo e distanze. Ho fatto una vettelata. Sono fatto come Vettel al Gran Premio di Monza. Che ha fatto la minchiata ed è finito in testa coda e ha di fatto rovinato la sua gara. Ho fatto la vettelata. Ok. Andiamo di qua. Frena. Però bello, ho fatto il suo sorpasso in curva. Yeah, bello. La cosa buona è che i primi tre sono tutti lì. Sembrano essere tutti lì i primi tre. Tutti lì. Cioè, guarda, qua sono tutti lì. Questi due qua e quello un poco più avanti. È una cosa positiva questa. Cioè, teoricamente sarebbe ancora tutto in gioco, ma siccome sono scarso, e lo so che essere scarso, e qua poi c'è anche qualche figlio di buona donna, comunque secondo quello avanti di un secondo, frena, poi qua accelera frena e accelera così. Ok, finito questo quarto giro, ultimi due giri abbiamo in posizione e ho fatto anche giro record nonostante tutti i giri precedenti abbia fatto giri di intertempi di merda. Ho fatto giro record, ottimo. Comunque avanti così, adesso cerchiamo di andarcene, siamo primi, cerchiamo di andarcene, che per qualche arcano motivo sono riuscito ad arrivare primo, a raggiungere la prima posizione. Non so quanto mi durerà, però cerchiamo di portarla fino alla fine, o perlomeno di farla durare il più possibile. Frena, che io devo portare, frena, ma porca di frena, ok, a posto. Vieni qua, olè. Quindi vedete, mi devo sforzare per una gara campionato dilettanti. Questo fa vedere come io ho sicuramente, non sia un pro gamer. Qua ce la facciamo, yeah, ce la facciamo, sì, ce la facciamo. Ok, poi freni, tantissimo. Con tanta voglia freni, ok. Poi freni, freni tanto anche qui e giri, e poi. Ma sembra che è fatta! No, è fatta la minchia, un altro giro, cioè. Stavo scherzando, è fatta un cazzo. 5 secondi di vantaggio su chi mi insegue. Bene, così è un'ottima cosa, ma frena.
io giro di qua, sì. Poi qua e poi qua, frena, troppo frenato, frenato troppo. Ancora non ho distacchi ancora a prova di minchiata. Non ho i distacchi a prova di minchiata ancora. 7 secondi, se faccio un test a coda, 7 secondi me li recuperano tranquillamente. Non ho ancora il distacco a prova di minchiata. E frena. Ok. Vai, e poi freni così. Vai. Olè. Stavolta sì, stavolta è fatta. Bene. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ci sto lasciando un polso. Ma ce l'abbiamo fatta. Gara 1 vinta con la Genesis Supra Racing Concept 18. Penso siano i cavalli della macchina. Non lo so, comunque. Allora, premio in denaro, punti miglia. Questo e livello pilota 33, come dal dottore, dica 33. Io invece di dire 33 dico che faccio un'altra gara. Dico che faccio un'altra gara. Saint Croix, 4 giri. Va bene. Oh, la Supra Concept One Again, questa, sì. FR, Mer, FR, sembra un nome delle radio. Ok. Ci siamo. Altra gara, con questa credo chiudiamo la puntata, che come sapete io ormai mi sono preso l'abitudine di chiudere la puntata con il raggiungimento dell'allenamento giornaliero. Cioè ogni puntata la chiudo con l'automaggio dell'allenamento giornaliero per vedere giorno dopo giorno che pacco che macchina ci regalano. Ecco. Quindi vediamo un po'. Allora, sono 4 giri, non più 6, quindi un giro sbagliato lo pago di più. Partiamo sempre. Ah, partiamo 10, 10, di nuovo. 1, via. Io qua, non so. Frena, io freno, e quello c'è. È la Minigiana. Ok. Quindi siamo in una situazione che sta tragicommedia. Per fortuna le strade però sono larghe, almeno in curva sono larghe, poi non so. Qua almeno. Cosa fa? Ah, questa era curva, va bene. Oh, è muro! Olè. Posso, niente succede, niente succede. Io finora sto tracciato, non lo sto capendo. Non lo sto capendo. Qua passiamo sotto il ponte di Vioreto, non lo so. Vai qua. Io, sai, ultimamente. Siamo noni. Sempre primo di 4 giri. Permesso, scusate, permesso, grazie. Ora io questo passo pure. Che non fa le stelle. Sesto. Sono molto di velocità. New York. Sono finito nella sabbia. Oh cazzo che io vincerò. Ok,
c'è anche il soffio di Indrocchia. Ok, ottavo. Qua questa gara sarà la tristezza, ma proprio la tristezza, quella assoluta e feroce. Sarà la tristezza di una gara centroclassifica senza alcun tipo di grande emozione, di grandi traguardi. Lo so già, l'ho già capito. Già capito che gara sarà. Sarà la classica gara dove a Naspo, a centro classifica, classica gara che se mi va proprio di fortuna la finisco sul podio o vicino al podio, ma se proprio mi va di fortuna, altrimenti qua sta veramente, mi farà male. Comunque, sei 20. Io, permesso, mi scusi, permesso, grazie, grazie. Questa non riuscirò mai a farla bene, mai, non riuscirò mai a farla bene, manco questa. Quinto con un po' di macchine sono lì davanti a me, io continuo a fare clamorosamente migliori rispetto al giro precedente, cioè intertempi clamorosamente migliori rispetto al giro precedente, ma non mi sembra che io stia guidando chissà qual non mi sembra che stia facendo chissà quale grande giro. A me sembra di guidare di merda, eppure sono tipo 5 secondi meglio del mio 4 secondi e 7 meglio rispetto al mio all'intertempo del mio ultimo giro. Misteri nella guida, dei tempi e di non so cos'altro. Io faccio un giro di qua, c'è da dire che ho fatto anche un paio di minchiate di testa coda, quindi è possibile che la grande differenza sia anche questa, fa 9 secondi, sì. Ora che mi ricordo male, sì, era la zona dove ho fatto le mie belle minchiate che mi hanno fatto capire la tristezza che sarà la mia gara. Questo percorso è strano, non devo capirlo, perché sono strade larghe con curve strette e permesso mi scusi, c'avevi una gara da vincere, grazie. Poi qua quando gente della vengo puntare, ok, di qua olè. E poi come morire, e io solo sto che finirò malissimo. No, ma sono riuscito a non sbagliarla, è grande. Ecco, stavo scherzando, però nonostante la minchiata sono ancora primo, non credo per lungo, però sono ancora primo. Frena che io devo curvare, frena. Ho 2 secondi e 3 di vantaggio, meglio così. Ma perché? Ho fatto così, tu non lo so. Va bene. E si viaggia, corri, tanto, ma tant'ermo, frena e poi uccella, così. Va bene. Qua si vede il perché vinco queste gare, perché ho la macchina più nettamente più potente delle altre, perché c'è i secondi, il tempo, come posso dire, il margine di vantaggio me lo sto facendo tutto in rettilinei e al massimo curve veloci, ma poi appena c'è da fare un minimo, dove c'è un minimo di guidato perdo, quindi dove ci vuole un minimo di bravura perdo.
comunque non guadagni, è tutta lì discorso. Via, olè. Sta finendo adesso il terzo giro e ora siamo al quarto. Frena, olè, così a posto, vai. Il polso comincia a farmi male cane, non potete capire quanto mi fa male il polso, non potete capire, mi fa male quello della mano che uso per accelerare, l'indice della mano destra è quello che uso per accelerare, freno con l'altra, infatti l'altra non mi fa male perché lo uso meno, quello per l'acceleratore lo tengo sempre e mi fa male bovino. Dopo il giro record del secondo giro, ho fatto il secondo giro, mi sa che giro non ne farò mai più. È abbastanza evidente la cosa. E ciao! Tanti saluti. Importante che Pietro rimane dietro. La porca di quella trota. La mano un attimo mi cede. E qua e vai. Ok. E poi frena, frena, frena. I olè. Posso. Accelera. Curva veloce. Che non è solo la descrizione della curva, ma è anche un'istruzione che do io alla mia macchina. Curva veloce, sbrigati, perché stiamo finendo fuori pista. Però forse ci siamo. Sì. Posso. Mamma mia, ho perso per sempre il posto. È male. Facciamo una cosa. Io lo poggio qua col sinistro, con la questo tengo a riposo. Qua ta. Ok. Via. Questo allenamento giornaliero. Meno male. E poi chiudi, usciamo da qui. Mamma mia, che male bovino. L'ultima gara la fa perché sono 8-2. Ok, mi sembrava che una rispuntava argento, picchia argento. Comunque andiamo indietro, sempre indietro, e adesso vediamo che macchina ci arriva con l'allenamento giornaliero. Vabbè, nessuna di quelle nostalgiche, quanto vedo. C'è un'altra che tu che sei? Cosa sei? Hyundai Genesis GRB Rally Car. E la macchine da rally, ci continua ad arrivare macchine da rally. Va bene. Con questo direi che possiamo salutarci qua, darci appuntamento alla prossima puntata con Ignoranza Volante Pericolo Costante. E ignoranza ce n'è ancora tanta da fare, da vivere, da sperimentare. E alla prossima.